Se è vero, che cosa cambierebbe nel mio modo di vivere? Per me, devo dire, niente. Potrebbe essere bello se è vero che il governo portasse a conoscenza e svelasse questo enigma. Comunque lo trovo difficile, specialmente conoscendo qualcuno che lavora per la NASA, il quale dovrebbe fare la valigia e bla bla bla, via. Quindi, nuovamente, che differenza fa? Bene, come ho detto, questa è una domanda interessante e non è una risposta facile proprio in base all'importanza di quello che si sta parlando. Che cosa cambierebbe nella nostra vita? Prima di tutto, quando si viene a conoscenza, a conoscere è drammatico, tanto per dirne una. Cambia il modo di come fate il vostro lavoro, quello che svolgete giorno dopo giorno, le cose che si fanno quotidianamente? No. Ma quando questa conoscenza diventa la corrente principale e queste agenzie cominciano ad essere considerate responsabili e se inizia a capire che tutte quante partecipano a questo, non solo il governo degli Stati Uniti, non solo la NASA, ma la Cina, la Russia, l'India, tutte quante hanno i programmi spaziali, tutte quante hanno gli stessi simbolismi, tutte quante fanno esattamente le stesse cose ai loro cittadini. E la prima cosa che dovete comprendere di questo è che l'inganno arriva fino al vertice. Quando dico fino al vertice, dovete liberarvi dal concetto che le persone che si trovano al livello più alto stiano lavorando insieme. Le persone che controllano il mondo non sono, noi non siamo uno contro l'altro. In realtà non c'è mai stata una cosa come una guerra fredda. Non siamo assolutamente nemici come nessun altro. Questa è tutta una facciata che è stata portata avanti per il loro beneficio. Quali le persone che sono, che hanno avuto l'autorità, quelle che hanno tutto il denaro, i Rockefeller, i Rothschild, i Morgan, e davanti ancora. Queste sono le persone che fanno letteralmente funzionare il sistema delle banche centrali, il quale ovviamente ha permeato il mondo intero. Ed ogni nazione, o se qualche nazione cerca di tirarsi fuori da questo, ecco che rapidamente i loro leader vengono assassinati e possiamo andare avanti a parlare di questo. Dobbiamo capire, penso che dovete comprendere che quelle che chiamate cospirazioni, un pochino dovete comprendere che hanno capito il livello di questo inganno. Perché fanno questo? Perché cercano di nascondere il fatto che siamo su un piano infinito o su una terra piatta anziché su una palla? La risposta di questo, ci sono un sacco di risposte su questo, ma secondo la mia opinione personale, se si isolano le persone dentro all'idea che c'è una biglia blu in mezzo all'universo, la quale è veramente insignificante, che ci sono migliaia o milioni di miliardi di altri mondi e probabilmente altre civilizzazioni, questo fa sì che molte altre persone pensano che noi siamo insignificanti. E che, sapete, noi siamo arrivati a questo come fosse stato una specie di incidente. Quando le persone pensano questo, le loro menti sono molto più malleabili sul fatto di avere l'idea che, sapete, non c'è un Dio, non c'è un creatore, e che tutto questo è un qualcosa di casuale. Così, grazie a ciò, offriamo la possibilità a chi ci controlla di avere una specie di campo fertile per costruire ulteriori altri inganni. Tutto riguarda il controllo. Ricordate che non è il denaro è irrilevante, loro lo stampano il denaro. Il denaro è qualcosa, e so che siete d'accordo, sì, si tratta di valore, ma è solo un pezzo di carta, giusto? Questi stampano il denaro, lo possono stampare per tutto il giorno se vogliono, e lo fanno. Quindi non si tratta di questo e non si tratta nemmeno del potere, riguarda il controllo totale, mentale, fisico, spirituale, qualsiasi modello, forma possibile. Sapete, per impacchettare la vostra testa con questo tipo di inganno, sia che siate religiosi o meno, se siete religiosi allora sapete che questo è il piano di Satana da sempre, se non siete religiosi allora dovete capire che
Le persone sono affamate di potere e che farebbero qualsiasi cosa pur di guadagnare e mantenere questo tipo di controllo. Così, alla fine, per tornare alla domanda, cosa cambierebbe nella mia vita quotidiana? Fino a che non viene effettivamente rivelato, o non molto, perché siamo sempre schiavi di questo stesso sistema, andremmo a fare sempre il nostro lavoro, dovremmo sempre pagare i nostri conti e via di seguito. Comunque, se pensate a questa idea, quella di raggiungere la consapevolezza del livello di questo inganno con cui ci tengono in balia, penso che molte persone si stanno svegliando. Ad esempio l'11 settembre, che è stata una frode, la frode della scuola Sandy Hook e via avanti. Succede che a un certo punto, spero che si arrivi a scuotere la massa critica, e quando succede, allora all'improvviso queste istituzioni che si prendono milioni e miliardi di dollari da noi semplicemente per tenerci schiavi, per mantenerci a lavorare ogni giorno e di non avere mai abbastanza denaro o tempo. Ma mettiamo da parte questo, quando tutto questo se ne va, allora parleremo di un mondo completamente diverso. Allora parleremo di un tipo di mondo che sarà, oso dirlo, molto più utopistico. E questo non è necessariamente anche solo buono, ma diciamolo, può essere molto meglio di quello che abbiamo adesso, se le persone comprendono che noi siamo speciali, che c'è un creatore. E nel momento in cui le persone arrivano a realizzare questo, possiamo iniziare a diventare più consapevoli dei valori degli altri esseri umani e delle altre vite umane. E non vedremo le altre persone solo perché sono semplicemente diverse da noi, che sbagliano, che sono ridicole o che sono strane. Ci vedremo uno con l'altro come fratelli, uno con l'altro come parenti, come familiari. Inizieremo a rispettarci uno con l'altro ad un livello che è dovuto per ognuno. E quando succede questo, quando ci saremo liberati dai governi che ci tengono schiavi e dalle persone al di sopra dei governi, quelli che li controllano, allora all'improvviso iniziamo a vedere una società dove possiamo iniziare a migliorare noi stessi, possiamo iniziare a costruire le nostre tecnologie per il beneficio di tutta l'umanità, anziché dell'elite, coloro che usurpano tutte queste tecnologie, quelle che stanno usando solo per loro, contro di noi. Sapete che si può avere energia libera infinita e ci sono così tante cose che potrei andare avanti all'infinito sull'energia. E sapete, molte persone hanno fatto ricerche su questo. E a quel punto tutto cambia. Cambia tutto, assolutamente, perché non vivremo più in un mondo schiavo. Vivremo in un mondo veramente libero, dove tutti quanti saranno sovrani e tutti quanti avranno molto più rispetto per gli altri esseri, per le altre persone. Ecco, questa principalmente è la risposta alla domanda ed è una grande cosa, lo è veramente. Non si può semplicemente spazzarla via e dire che differenza c'è, non cambia assolutamente nulla. È il contrario, non solo cambia le cose, ma le cambia interamente per portarci in un nuovo paradigma, un nuovo e completo tipo di vita, e sono sicuro che molte persone vivranno meglio in qualcosa che potrebbe essere considerato utopistico rispetto a come viviamo adesso, un sistema schiavizzato.